Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Ha tenuto con il fiato sospeso le centinaia di persone presenti la gara dei carretti pazzi di sabato scorso, inserita per la settima volta nel Palio delle Contrade di Sondrio, giunto all'edizione numero 60. L'adrenalina e la velocità attirano sempre. La curiosità per vedere questi mezzi realizzati artigianalmente è stata alta. Erano 14 i carretti in corsa che si sono sfidati in due manche, con partenza da Moncucco e traguardo a Piazza Quadrivio, passando per le vie Fossati, Le Capitani Masegra e Scarpatetti. Oltre alle contrade in gara erano presenti 5 equipaggi esterni. A vincere, per la quarta volta consecutiva, il bolide senza motore della strana officina che ha corso per San Rocco. Con il tempo di 2 minuti e 30 secondi, il carretto di Emilio Cavazzi è risultato imprendibile. Quest'anno è stato molto ma molto vincente, ho avuto degli avversari davvero molto validi che mi hanno costretto davvero a dar fuori tutte le forze che aveva il mio carretto. La gara è stata combattuta e ha visto la contrada di Trieste arrivare staccata di soli 3 secondi, con un carretto singolare sponsorizzato dalla nostra emittente TSN, guidato da Simone Quattrini, che ha voluto riproporre il bob con cui la Giamaica partecipò alle Olimpiadi invernali del 1988. Siamo riusciti a spingerlo al massimo e siamo arrivati neanche un secondo di distanza, anche per un mio errore su una curva, se no ce l'avremmo potuta giocare la vittoria. Avendo preso Milano-Cortina nel 2026 abbiamo deciso di puntare su una pista di bob all'interno di Scarpatetti e abbiamo scelto la Giamaica perché nell'88, se non sbaglio, si sono presentati con una squadra, la prima in assoluto, e sono riusciti a qualificarsi appunto alle Olimpiadi. A completare il podio il primo bolide non di contrada, guidato da Giovanni Baldini e chiamato Mesha Root, un mix di inglese, dialetto sondrasco e immondizia, per sensibilizzare il tema dell'inquinamento. Da sottolineare la partecipazione di una donna, la prima in assoluto a guidare un carretto da quando esiste questa competizione. È bello, è divertente, diciamo che la prima volta ho frenato un paio di volte e la seconda invece non ho proprio toccato il freno, è stato divertentissimo. Il nome del carretto è abbastanza singolare, Perestroika, in riferimento a un gruppo di ragazzi che organizza festival di arte, musica e poesia in città. Stilata anche una classifica legata all'estetica dei carretti, con al primo posto la Brigata Aerobica, che ha decorato il proprio mezzo riproducendo un mini escavatore.